Allora, sappiamo che lei ha esordito qui nel 65, così. E così, sì, ho fatto il cameraman un po' di volte durante il festival quando era ancora qui nel teatro del Casinò, sì. Quando, Claudio mi ha chiesto una testimonianza che poi, bontà sua, è diventata addirittura la prefazione, sì. Ecco, c'è un aneddoto particolare? Ma io mi ricordo Modugno, ma non, io non c'ero in quell'anno, nel 58 non ero ancora in Rai, ma me lo raccontò Massimo Scaglione, che era l'aiuto del regista, che Modugno durante le prove cantava questa canzone, che poi è la canzone al mondo più venduta, che è Nel blu dipinto di blu. E Volare, noi la conosciamo come Nel blu dipinto di blu, ma il titolo vero è Volare. Allora Modugno provava, faceva salti in aria, alzava le braccia. Il regista Vittorio Brignoli, che non sapeva neanche che fosse questo qui, questo esagitato, mandò Scaglione a dirgli che canti quello che vuole, ma che stia fermo perché esce dall'inquadratura. Il ricordo più bello. Capito? No, il ricordo bello è, non so, Iva Zanicchi che rimane paralizzato. Io avevo la telecamera sul palco, pensate un po', dovevo inquadrare l'orchestra, il pubblico e anche un po' di fianco, di profilo i cantanti. E Iva al momento di uscire si è rimasta paralizzata, è quello che si chiama il track. E allora io le ho dato una spinta, la regia mi dice dalle una spinta, le ho appoggiato la mano sulla schiena e l'ho spinta in avanti, lei è arrivata un po' traballando, non ho mai osato dirle, rivedendola anni e anni dopo, guarda che ero io quello che ti ho dato uno spinto. Ecco, me lo fa un giudizio su questo festival, il Festival Bis di Baglioni? Ma dunque, Baglioni è una bravissima persona, è una delle persone che io stimo di più sul piano umano. È una persona molto civile, molto perbene, educatissimo. Io ho un ricordo di lui, nelle volte che ci siamo incontrati, un ricordo proprio di grande civiltà. Non alza mai la voce, non, sta, accetta tutte le soluzioni. Mi ricordo che lavoravamo con Adriano Celentano, c'era anche lui, ed è una persona molto, molto perbene, ecco. E questo festival io non l'ho visto perché ero impegnato a Matera, a Capitale della Cultura, ho fatto tutta la settimana lì, anzi ieri sono arrivato da Matera sostanzialmente, e la sera conducevo delle lezioni di cinema perché fanno parte del programma di Matera Capitale della Cultura. Ho il dubbio che me l'abbiano messe la settimana di Sanremo perché nessun altro voleva farle quella sera lì, perché quando c'è il festival tutto si ferma. Tutto ruota Ho intorno. qualche sospetto che abbiano fatto un bel giro di telefonate e poi siano arrivate a me, io ho detto ma sì. E poi quando ho detto di sì ho guardato, avevo libero l'agenda, poi ho scoperto dopo che erano i giorni di Sanremo, no? Pazienza. Ma c'è invece un festival da dimenticare? Ma io dimenticherei quello dove vinsero i Jalisse perché fu una cosa strana, una cosa che non mi piacque, c'era Piero Chiambretti che cercava di slacciare il vestito come si chiama lì, a quella presentatrice, quell'armadio 4 stagioni, come si chiama? E c'era Mai Buongiorno, fu una cosa, non so come dire, non era, e lui lo seguivo come cronista radiofonico, stavo dietro le quinte. E intervistavo i cantanti dopo che avevano cantato, perché prima era impossibile averlo. Non lo so, io ho questo ricordo così, di un festival ingessato. Poi, siccome qui ero venuto qui negli anni in cui si poteva circolare liberamente, andavo a mangiare alla mensa dei croupier, stavamo tutti insieme, tutta una famiglia, insomma. Arrivato lì, ogni 3 passi mi vedo bloccato, dove va, cosa fa? Avevo il pass per andare solo dietro le quinte, non nel palco. A me faceva effetto, ma io sono in Rai da 40 anni. Ah no, no, avevo un permesso per entrare all'Ariston dal retro, andare nel sottopalco e salire dietro le quinte, e basta. Cioè, vabbè, c'era il terrorismo, vabbè, certo che. Però questo festival blindato, questa cosa per cui ci voleva tutta una serie di. Però la stessa cosa l'ho poi vista al Festival di Venezia. Anche lì ero di casa anni prima, vado lì, fanno un film da un mio romanzo e non riesco neanche ad andarlo a vedere perché non avevo i permessi, i pass, le cose, né dove va, ma insomma io ho i capelli bianchi, non è che sono un brigatista.